Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: Tu non mi laverai mai, tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: Se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: Non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Buonasera a tutti, siamo nella parrocchia di Castelfranco Emilia, Santa Maria Assunta. I giovani della zona pastorale di Castelfranco sono impegnati e stanno preparando qualcosa di interessante, di bello, per vivere meglio la Settimana Santa. Ogni giorno avremo sempre un momento legato a un segno particolare. Ecco, della Settimana Santa. Ecco, oggi incominciamo con il segno del grembiule. E che cos'è il grembiule? Beh, è che il grembiule è un pezzo di stoffa che serve ogni qualvolta noi ci mettiamo a lavorare, soprattutto in cucina, ma non soltanto in cucina. Vedo che altri, ecco, portano un grembiule anche nell'officina. Ecco, è un pezzo di stoffa che si cinge attraverso, il mio è fatto in questa maniera, e può essere anche senza pettorina, e questo è il grembiule. E anche Gesù ha adoperato il grembiule, si è messo il grembiule. L'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, alla lavanda dei piedi. Vangelo di Giovanni. Ci dice: Gesù si alzò da tavola, depose le vesti e prese un asciugatoio, un grembiule, se lo cinse attorno alla vita, poi, versato dell'acqua in un catino, cominciò a lavare i piedi dei discepoli. La lavanda dei piedi non è solo il racconto di un buon esempio di Gesù che lava i piedi, ma è la trascrizione in chiave abbreviata del mistero pasquale di Gesù.
si alza da tavola. Solo se partiamo da qui, da questa tavola che è l'altare, da questa tavola che è l'Eucaristia, da quella tavola, da quel pane spezzato, da quel segno della sua presenza, capiamo che cos'è, cosa vuol dire il servizio. Depose le vesti, Gesù cosa sta a indicare? Gesù offre volontariamente, si è fatta la tua volontà, la sua vita, e diventa il checco di frumento caduto per terra, nel silenzio, nel buio, quel checco che deve morire, la croce, ma solo così quel chicco di frumento può spuntare e dare tanti altri chicchi. Gesù perde la vita, deposa le vesti, la dimensione del sacrificio, la dimensione della croce. Però teniamo presente, le riprese le vesti, ma non dice che si toglie il grembiule. Gesù fa questo servizio, lavare i piedi, è il servo, è il diacono a tempo pieno, per sempre, e raggiungerà la sua pienezza di questo servizio quando è sulla croce. Perché quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. È la chiesa del servizio. Quel servizio attento, umile, perché fatto con il cuore, fatto con amore. È la mamma, ecco, che ti serve continuamente e non dice mai basta, e lo fa tutti i giorni. Un servizio umile, lavare i piedi. Dice Gesù, io, il Signore e il Maestro, vi ho lavati i piedi. Anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni e gli altri. Beh, ecco, mi rivolgo adesso in modo particolare a voi bambini del catechismo. Vi faccio una proposta. Una proposta bella. È Giovedì Santo. Non ci possiamo trovare quest'anno per la lavanda dei piedi, per la celebrazione dell'Eucaristia, per dirci che Gesù ci ha dato un comandamento nuovo, quello dell'amore. Ma io ho provato di fare così, a casa, Giovedì Santo, giovedì, prima della cena, chiedete alla mamma un asciugatoio, un grembiule. Quanti siete in famiglia? In tre grembiuli. Preparate dopo la cena insieme. Preparate la cena insieme sotto i consigli, ecco, della mamma, ma sempre con il grembiule. Mangiate attorno alla tavola con il grembiule. Quel grembiule che ci ricorda quello che Gesù ha fatto e che anche noi, poiché Lui ci chiama Suoi amici, dobbiamo compiere quello che Lui ha fatto. È un servizio, dare una mano a chi ha bisogno. Vuol dire aiutarci l'uno con l'altro. Creiamo davvero questa civiltà nuova che soltanto Gesù ha detto di creare per vivere insieme. Buon Giovedì Santo.